Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Quest'oggi non registriamo nuovi casi di contagio del virus a Terra di Po e quindi le persone attualmente contagiate risultano ancora essere tre, anche se stanno tutti quanti bene, comprese le famiglie, cioè non hanno sintomi, hanno febbre e sono in attesa di avere il tampone di conferma della guarigione. E per quanto riguarda le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 4 maggio, quindi il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato emanato lo scorso 26 aprile, siamo ancora in attesa di conoscere se il Presidente Zaia prorogherà le proprie ordinanze, che prevedono anche queste tutta una serie di paletti e che scadono il 3 maggio. Quindi ad esempio l'obbligo di indossare la mascherina, l'obbligo di utilizzo dei guanti nelle attività commerciali e tutte le altre disposizioni messe in campo dalla Regione Veneto. Quindi attualmente vigono tutte le regole che ci siamo dati fino al 3 maggio, quindi obbligo della mascherina, obbligo di utilizzo dei guanti anche durante la passeggiata, durante l'attività fisica, quando si va a fare la spesa. Aspettiamo di capire se tra oggi e domani la Regione emanerà una nuova ordinanza a conferma delle proprie disposizioni, quindi compresa l'apertura dei cimiteri, e soprattutto siamo in attesa di capire se ci saranno nuove circolari da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolari esplicative. Purtroppo, come sapete, in Italia delle volte si fa una norma e dopo bisogna fare una circolare che spiega come applicare la norma, purtroppo siamo nel novero delle cose, e quindi siamo in attesa di capire se ci saranno ulteriori chiarimenti anche nell'applicazione. Se dovessero esserci delle novità o quant'altro, ve ne daremo comunque notizia sia tramite Facebook, tramite il sito, tramite insomma le nostre dirette, però saranno sempre notizie che ci arriveranno o dalla Regione o, come vi dicevo, dal Governo. Per quanto riguarda poi i buoni alimentari, devo dire che su quasi 58.000 euro di somma complessiva assegnata al Comune di Terra di Po abbiamo erogato fino ad oggi 53.000 euro, quindi un immenso lavoro fatto da tutti dagli uffici comunali, in particolare ringrazio l'ufficio servizi sociali, insomma, perché al di là di come sono stati apostrofati in alcune telefonate, che non smetterò mai di dire, sono delle cose vergognose, però hanno fatto veramente un buon lavoro riuscendo a dare risposte quasi a tutte le richieste che sono state fatte. E ringrazio anche la Protezione Civile che puntualmente ha sempre risposto prontamente a tutte quelle che sono state le necessità, compresa la consegna dei buoni. E proprio per quanto riguarda la Protezione Civile, voglio fare un ringraziamento ai rappresentanti dei genitori della scuola elementare Gibistea di Terra di Po, perché hanno donato la somma di 200 euro proprio alla nostra Protezione Civile per ringraziare di tutto il lavoro che hanno fatto, anche nella consegna dei PC a quegli alunni che sono a casa, che non avevano la possibilità di seguire le lezioni online, o anche nella disponibilità a consegnare le fotocopie dei compiti, l'altro progetto che è partito in collaborazione tra scuola, amministrazione appunto e Protezione Civile. Quindi i bambini hanno voluto insomma donare questi soldi alla nostra Protezione Civile, soldi che useremo ovviamente per l'acquisto delle strumentazioni oppure del vestiario, di quello che potrà servire la nostra Protezione Civile per essere sempre pronta, disponibile e attiva sul nostro territorio. Quindi un ringraziamento sia a tutti gli alunni della scuola elementare Gipistella e ai genitori che hanno fatto questo gesto, sia ovviamente a tutta la nostra Protezione Civile che è sempre attiva e pronta sul territorio. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere, insomma, per rispettare sempre le nostre regole. Ricordiamoci sempre che sono regole che ci siamo dati per superare questa emergenza. Buon weekend a tutti quanti e ci vediamo al prossimo appuntamento di aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Grazie a tutti e buona giornata.